Qui Roberto Colombo, che è il gestore di questa bellissima cascina, e sono Riccardo Tammaro, presidente della Fondazione Milano Policroma, che da circa 30 anni si occupa di Milano e in particolare mi sono molto occupato di cascine. La conversazione abbastanza breve che facciamo oggi con l'amico Roberto riguarda proprio il luogo dove ci troviamo, e cioè il borgo di Cavriano, un borgo che ha delle origini molto antiche, ma che fino a pochi anni fa era pochissimo conosciuto. Scusi, quindi questa cascina si chiama Cavriano, esatto, e non Cavriana, perché prende il nome dal borgo? Esattamente. E non... La cascina Cavriano è la cascina principale di questo borgo, che comprende anche la cascina Canavese, giù verso Viale Forlanini, la cascina Sant'Ambrogio, che è quella poco più avanti su questa strada, e poi, come dirò tra poco, anche altre realtà che c'erano qua. La via Cavriana, che è la via che attraversa il borgo, già negli anni Ottanta io definivo la più bella via di Milano, anche se quelli a cui lo dicevano non ci credevano. Il motivo era che avevo notato la manutenzione di questo, il permanere, se vogliamo, di questo ambito quasi medievale in questa via, da tutte le cascine che erano rimaste come erano, anche se purtroppo alcune erano un po' degradate. E sono infatti tutte cascine che risalgono molti anni fa. Il borgo in sé, la prima volta che viene citato, pare che sia l'882, col nome di Cavrenino, però sicuramente compare su un atto del 1014, perché quest'area era nella gestione delle monache di Santa Maria Valle, quindi è sicuramente un borgo che esiste da mille anni esatti, l'anno prossimo. Il borgo ha avuto storia, come sempre, abbastanza combattuta, con aneddoti e vicende varie, però ha sempre avuto questa caratteristica rurale che tuttora riveste, e le proprietà si sono succedute. Le più importanti sono sicuramente, per quel che riguarda la cascina Cavriano e, diciamo, i possedimenti a ovest, cioè verso il centro, l'ospedale Maggiore, che è stato l'ultimo proprietario e che poi l'ha ceduto al Comune di Milano. E c'è ancora uno stemma dell'ospedale Maggiore sopra il porticato dove ci troviamo adesso, e il Conti Gorani, di cui si ricorda il Palazzo Gorani nel centro della città, nella zona di Sant'Orso, la via Gorani. Gorani non ce n'è uno anche a Roma? Può essere, sì. Io so che il Palazzo Gorani, che sta in centro, vicino a Santa Maria Fulcorina, eccetera, è noto per avere una bellissima torre che è un po' pericolante purtroppo da tantissimi anni, ma per il momento è ancora lì, quindi fa già bene così. E la storia di questo borgo, quindi, dicevo, in farcita anche di aneddoti. Uno è importante dal punto di vista storico, perché quando ci fu la fuga di Radetzky da Milano, la rotta di Radetzky per 5 giornate, passò davanti a questa strada, quindi davanti a questa cascina, e si racconta che i contadini, per nascondere i bambini, pensarono bene di metterli nella legnaia per evitare rappresaglie, non pensando però che in realtà i soldati in rotta avevano potuto dar fuoco alla legnaia e quindi volontariamente bruciare anche i bambini. Il passaggio di Radetzky da queste parti non fu comunque un caso, perché Radetzky era solito andare a mangiare all'antica osteria dell'Oppio, che si trova tuttora in via Corelli, e il motivo per cui andava lì è che a poche centinaia di metri a nord, lungo il Lambro, si trovava la polveriera, quindi erano luoghi che egli visitava proprio per lavoro, quindi diciamo che molte volte è passato queste parti, ecco perché è scappato, appunto, anche facendo questa strada che ben conosceva. La cascina Cavriano in particolare è... Ero solo la difficoltà.